Appuntamento teatro. Ed eccoci con un nuovo appuntamento tutto dedicato al, appunto, al nostro amato teatro qui a Parole di Libertà su Radio No Frontiere. E caro Federico, se sei pronto per la tua abituale recensione? Sì, per quanto riguarda il teatro, adesso mi aggancio purtroppo a questi momenti di guerriglia urbana, se non di guerra, che vediamo. E quindi anche nel teatro, che è espressione, il teatro è sempre espressione della realtà, mi cimento in una poesia di Ungaretti sulla guerra, su un soldato ferito. Vai Federico. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno, massacrato, con la bocca digrignata, volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani, penetrata nel mio silenzio. Ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita. E questa voleva essere il momento di tensione di un soldato che è stato ferito a morte, quindi in questi momenti c'è la visione dell'amore, della vita, e quindi con questa poesia ho voluto dare espressione ai tanti morti della metropolitana in Belgio che hanno vissuto queste esplosioni, quando ci sono nell'aeroporto, e quando ci sono questi momenti, quando le persone si vedono colpite, stanno per morire, questi sono i sentimenti. Quindi ho fatto un parallelo che può essere una, diciamo, un parallelismo, per così dire, scusate l'lapsus freudiano, di coloro che sono stati colpiti a morte, che sono persone civili, ma risultano in quel momento persone andate in guerra. Quindi volevo un attimino fare un minuto, tra virgolette, di silenzio, cioè parlando a bassa voce. Certo, certo. Perché è triste vedere che alle soglie del XXI secolo dobbiamo ancora parlare di